l'oro, diciamo così, che è, diciamo così, è una moneta di scambio universale. E l'amore, diciamo che invece è la moneta più preziosa. Il potere dell'oro, il potere dell'amore, questo è il mood di questa edizione di Oro Arezzo che si è aperta all'Arezzo Fiere e Congressi inaugurata dal senatore Riccardo Nencini. Due o tre cose sia in Toscana sia da parte del governo. La prima è la trasformazione di Industria 4.0 in Impresa 4.0, in modo tale da consentire all'impresa artigiana, che è più piccola, però è il cuore pulsante anche del settore orafo, di avere uno spazio dal punto di vista degli investimenti e nuova tecnologia. E direi anche una legge regionale che consenta la tracciabilità del prodotto made in Tuscany, che non sarebbe male per valorizzarlo nel mondo. Questa fiera credo abbia tutte le premesse per poter segnare un momento di rilancio del settore, e soprattutto vedo un forte interesse dei buyer a recuperare sia ordinativi che quote di mercato, anche perché sono stati rimossi dazi a Dubai, l'Italia è entrata nella convenzione di Vienna e quindi ci sono tutte le premesse per poter fare un buon lavoro. Nonostante la perdita di oltre 2.500 posti di lavoro nei 10 anni della crisi, Arezzo rimane il distretto più importante dal punto di vista dei numeri, con oltre 1.200 aziende. E dal punto di vista delle performance è quello che segna i dati più positivi. Il 2017 si è chiuso con un export che ha fatto segnare un più 5%, sono ripartiti alcuni mercati importanti, fra cui gli Stati Uniti, l'Estremo Oriente con Hong Kong, sta ripartendo in questi mesi, settimane, Dubai, a causa del fatto che non ci sono più i dazi, quindi c'è un segnale di risveglio anche per quanto riguarda l'export. Sostegno al credito, com'è la reazione, insomma, dopo anche tutta la bufera di Banca Etruria? Oggi c'è UBI, ma insomma, al di là di questa esperienza, da come siamo messi rispetto al credito? Noi abbiamo veramente bisogno dell'appoggio degli istituti di credito e abbiamo necessità della banca del territorio, e noi speriamo appunto che UBI, la ex Etruria, con tutte le persone comunque di grande valore che hanno lavorato in Etruria lasciando perdere la parte marcia purtroppo, con l'esperienza che hanno, spero e credo che riusciremo ad avere la banca del territorio.